Ed eccoci prontissimi per una nuova puntata insieme al nostro giovane pasticcere Filippo di Giovacchino. Ciao Jennifer, Ciao bentornati. Filippo. Allora, oggi ci preparerai un dolce davvero molto particolare attraverso un abbinamento davvero inusuale per la pasticceria, ma secondo me ben riuscito. Dici quale? I fagiolini tondini del topo. No, che meraviglia, utilizzati in un dolce, guarda, è una cosa che non mi era mai capitata, quindi Sì, complimenti. secondo me ci sta bene. Sì, anche perché il fagiolo è delicatissimo, ha questa polpa bianca davvero molto molto delicata, non ha un sapore forte, però ha quella consistenza che in pasticceria secondo me Ci può sta essere bene, utile, ci sta bene, però esatto. dobbiamo stare attenti ad abbinarlo, Ok, perché il gusto del fagiolo si perde. Se lo abbini col cioccolato fondente, il fagiolo non lo senti. Quindi ok. questa volta andiamo a preparare una ganache Ok. Ok. al cioccolato bianco. Quindi Ok, con la nostra benissimo. polpa di fagioli Che gli abbiamo fatto, l'abbiamo Filippo? fatti cotti normale con l'acqua Quindi semplicemente e lessati e frullati, semplice. Ci basta. abbiamo messo un po' di vaniglio, Ok, secondo me ci sta zucchero, benissimo la vaniglia col tondino del tavolo. per niente, io non ce l'ho messo, Ok, approvo perché a questa gusto scelta. mio il cioccolato comunque è già zuccherato. Infatti, non serve caricare Poi il ancora. fagiolo è pure abbastanza dolce, Infatti è quindi vero. con il tutto secondo me è bilanciato. Sono d'accordissimo. Quindi andiamo a preparare questa ganache. Quindi polpa, diciamo crema di Crema fagioli. di fagioli, poi Ok. frullati bene, ripassati. Ah, qui non abbiamo neanche il problema della buccia perché è praticamente inesistente, Sì, quindi vabbè, non c'è quasi nessun volendo residuo. comunque si può pure Ha un passare. colino, cioè vabbè, in pasticceria bisogna essere super precisi, è vero? Ok, questa ganache si deve riscaldare praticamente, no, Ok. porta a bollore. Dobbiamo sciogliere soltanto il cioccolato nella polpa di fagioli. Ok. È giusto che il sapore del fagiolo si senta, perché non deve essere semplicemente, diciamo, un contenuto che però non, che dà struttura ma non ha sapore. Sì. Cioè, è giusto che si Vabbè, dopo la senta. struttura comunque la andiamo a dare pure con la gelatina, quindi di Ok. struttura Non non abbiamo abbiamo problemi. problemi. Comunque pure se vogliono fare una crema con poca struttura andiamo a mettere in una tartelletta, quindi comunque Certo, non scende, funge da cioè non è che andiamo a stabilizzatore. fare. Ok. Quindi a questo Ok, punto dobbiamo aggiungere il cioccolato aggiungiamo bianco. prima la gelatina, Ok. Che l'abbiamo fatto? L'abbiamo ammollata? ammollata acqua fredda. Ok. Quindi a fuochi spenti però, Sì. giusto? E Quindi prima la gelatina. poi il cioccolato. Cioccolato bianco. Poi ovviamente noi non vi diciamo le dosi mentre facciamo la ricetta perché tanto le trovate a fine puntata come sempre, quindi non avete problemi. Il cioccolato l'abbiamo leggermente fuso al Sì, microonde? possiamo fare pure che non lo fondiamo No, per perché giustamente se è così piccolino lo possiamo anche niente. tritare a Comunque coltello e io poi sì. l'aggiungiamo perché c'è il calore della crema che poi Poi questo sostanzialmente è codetto, quindi si scioglie semplice. si Andiamo a scioglie. preparare la ganache. Dopo col calore della pentola si scioglie sempre comunque. Ok, ma io sto guardando questi cioccolatini dove tu praticamente hai riprodotto il simbolo di Sì, ci Fontarcana. siamo fatti fare il timbrino col cioccolato Ma temperato. quanto sono belli! Siamo andati a fare la stessa cosa che si fa con la cera lacca. È bellissimo, è di un'eleganza pazzesca. Bravo Grazie, Filippo, Jennifer. bravissimo. Bravo, Ok, la nostra bravo, ganache è pronta. bravo. È pronta. Deve essere super lucente, Quanto è tutto bella! sciolto. E possiamo andare a frullarla. Ok, senti, la tartelletta invece com'è fatta? È una È una pasta pasta frolla semplice. semplice, ok, quindi potete fare una qualsiasi ricetta di pasta frolla. Sì. Realizzata in uno stampino, ovviamente. Tu hai posato qualcosa sul fondo della pasta frolla, Filippo? Sul fondo possiamo metterci, io consiglio sempre un po' di o di burro di cacao, Ok. spennellarlo, o del cioccolato bianco, Ah, perché ok. praticamente andiamo a fare una sorta a isolare la nostra pasta frolla e poi comunque se rimane pure 3-4 giorni, pure 5 per dirti,
Rimane comunque friabile. Ok. Pure se la voglio congelare, rimane sempre friabile. Ok, grazie per il consiglio. Vabbè, quindi, questa poi la ganache deve raffreddare, giusto? Deve rimanere. Dopo la andiamo a colare qui. Io già me la sono preparato. Ok. Ovviamente. Escono queste tartellette. Che belle! Bellissimo. Deve raffreddare prima. Sì, giusto? Deve raffreddare 5-6 ore in frigo. Ok, si deve rassodare dunque. Si deve rassodare. Adesso andiamo a mettere a posizionare. Guarda, ti devo fare i complimenti, Filippo, per questa ricetta perché è molto essenziale, però secondo me di grande effetto. Mi piace anche questo abbinamento con i lamponi perché cioè, comunque c'è anche questo bel contrasto tra la dolcezza della ganache, del cioccolato bianco e dei È molto grossa, ci voleva qualcosa comunque che spezza. È vero, quindi anche con un, come ti devo dire, con l'asprezza del lampone che io adoro. A me i lamponi piacciono tantissimo. Anche a me. E infatti, infatti vedo che li utilizzi spesso nelle tue preparazioni. Lamponi, frutti di bosco. Bellissima sono questa ricetta. Sono accostamenti forti. Sì, che però stanno bene insieme. Certo, tutto si potrebbe pensare tranne di utilizzare un legume per realizzare poi una tartelletta di pasticceria. Bravo Filippo. Nonostante la tua giovane età hai azzardato, un abbinamento che in pochi riuscirebbero a fare. Secondo me molto equilibrato, veramente bravo. Si potrebbe fare pure comunque con i ceci. Beh sì, se pensiamo ad esempio ai cacionetti che si mangiano a Natale, il ripieno della tradizione è fatto con i ceci. No, andiamo a mettere la nostra decorazione, cioccolatino con tartano. Beh, un capolavoro, complimenti. Grazie Filippo. Jennifer, guarda, sono veramente bellissime queste tartelle. È già molto semplice. È vero, anche molto semplice, la potete rifare tranquillamente a casa, basta avere una pasta frolla come base, ce l'abbiamo tutti la ricetta, e poi preparare questa ganache con i fagioli tommini del Tau e voilà, il gioco è fatto. Un po' di vaniglia, un po' di zucchero, un po' di sale, che sa giusto. E ci siamo, grazie Filippo. Grazie a voi. Grazie a voi, andiamo a casa dei quattro santi. Pasto veramente molto semplice, acqua e farina. Vale! Metti a bollire l'acqua, va, che c'ho a fare? Va bene, una mezza. Bravo. Sta a bollire l'acqua, che faccio? Butta la pasta. Quindi mi raccomando, inizi a pensare. Ma la pasta si butta nel secco, nell'umido o nell'organico? Valerio, la pasta è secca? Va nel secco. Ah, già. E non mi disturbare più, per piacere, che sto guardando Chef in Cucina, il mio programma preferito. Guarda. Perché non voglio uscire. Veramente volevo ringraziare.